Ciao a tutti, c'è qua Jake che parla e oggi siamo qui con un episodio di Pikmin 2 per la Wii. Nella scorsa puntata abbiamo ricominciato sorgente scorcentante, giusto per cercare caverne. Abbiamo trovato sala da bagno, ma non è quella che cerchiamo adesso, perché è una delle più difficili. Perfetto. Andiamo comunque. Però abbiamo trovato un'altra caverna, anche se non lo dice lì, e dobbiamo solo trovare dei Pikmin, avere dei Pikmin gialli lì per prenderla. L'audio è salito di un secondo, what the f... Ok. Bene, abbiamo pressoché tutto ciò che abbiamo bisogno per farlo. Serviranno gialli e probabilmente viola perché devo usare la bilancia. Poi mi serviranno anche comunque dei blu perché hanno un muro da svolgere ancora. Così a caso. Perché a volte non mi seguite? Oh, scendete e non mi seguite. Vabbè, proseguo prima con lui, così intanto faccio lavorare loro al ponte. Anche perché non vorrei che stia per fare un lavoro inutile, tipo dietro al muro che devono rompere c'è il coso che toglie l'acqua, mentre io voglio fare la cosa della bilancia che mi fa perdere solo tempo. Quindi vediamo di abbattere, di almeno mandare a abbattere il muro. Poi voi. Ok, comunque il muro non si è resettato, ha risposto alla domanda che mi ero fatto l'altro giorno. Però vorrei vedere, lì c'è qualcosa che riguarda l'acqua? Toglierla? Intanto veniamo con loro. Gialli? Man, che cretino. Va bene. Come ti pare. E non fate cretini. Voi. Ben crepati. Ora, viola, sinceramente. Benone. I blu hanno fatto, grazie. Comunque la maniera intesa sembra fare questo. Cosa abbiamo qua? Oh, voi. Dobbiamo incontrarti nelle caverne loro. Dobbiamo fargli mancare il colpo. In qualche modo. C'è una cosa. Voglio ispezionare prima.
Tanto se colpiscono me non c'è alcun problema. Perché cosa sto lottando? Per una caverna. Possiamo ispezionarla intanto. Questa sa di caverna che però posso fare solo con gli acqua. Interessante, in questa cavità sembra esserci molta acqua. Chissà perché. Purtroppo sono una macchina molto sensibile all'umidità, quindi dovrete andarci da soli. Perché mi guardate con quella faccia? Sono una macchina molto costosa. E va bene, vengo anch'io. Ma quest'uso sconsiderato di beni aziendali verrà punito. E infatti immagino... No, in realtà richiede tutti. Castello imminente. Comunque non è neanche questa caverna che cerchiamo. Va bene, qua sono tutte bastinche. Tranne quella che effettivamente stiamo lavorando per adesso. Venendo di qua, dove cavolo sono effettivamente? Boh, quindi qua è roba per una prossima caverna. Quindi, sti cavoli. In un momento. Gialli, che punto siete? Avete ancora uno stadio? Sembrerebbe. Allora, intanto mandiamo Olimar indietro, così ci prepariamo i Pikmin che poi potrebbero servire. Le Pikmin viola dovranno essere sacrificati per usare la bilancia. O meglio, qualunque Pikmin tecnicamente, però. Vediamo poi quali Pikmin serviranno. Perché sono rosso? Ok. Giallo, come fai a essere più lento di viola? Sei umiliante. Ho capito che sei solo una foglia, però. Benone. Vediamo. Interessante, i miei sensori olfattivi indicano che quel buco proviene un forte odore. Io sono una macchina e quindi di odori non me ne intendo, ma le vostre facce parlano chiaro. Avete l'acquolina in bocca. Mi piacerebbe anche solo una volta provare quella sensazione. Allora mi sa che è proprio quello che cerchiamo. Quello che stiamo cercando è una cucina, quindi... Cucina golosona, sì, e servono solo elettrici. Si capisce che è effettivamente una più semplice. Sì, principalmente servono elettrici, però comunque un po' li porto di tutti. I blu mettiamoli via, va? Allora... Ma va col peste. Ok. Entro oggi ci andremo lì dentro. Giuro. I blu non sono richiesti, ma comunque qualcuno ce lo teniamo sempre per emergenza. Non si sa mai, anche stessa cosa per... Vabbè, bianchi e viola sappiamo che ormai sono gli ufficiali che vengono sempre. Abbiamo già 65 gialli, direte che saranno abbastanza? Però proprio mi sa che per portarli dovrò... usare la bilancia in qualche modo. Boh. E questi ce ne portiamo almeno 5. Dodici di questi. E il resto rossi. I rossi sono i sacrificanti come al solito. Ok. Siete? Ok.
Va bene. Quanti di voi saliranno sopra? Perché sembrate così imbranati? Io me ne sto qua. Va bene, quelli che vengono, vengono. Vorrei rimanere sui viola. E viola me ne dovrei sbarazzare tutti, va. Men, obesi. Ok, ora. Oh oh. Che ne dici di venire qua? Bravo. 70 71. Ah giusto, sono di là, sono di là, sono scherzato. Non ho neanche bisogno di fare così, vero? Musiche di battaglia? No, grazie. E siamo a 100, bene. Si entra finalmente in una caverna? Effettivamente. Questo va piuttosto fortuna. A volte può darne molti di più. Ci siamo. Cucina. Per la maggior parte elettrici, ma comunque ci sta. Oh, finalmente entro nella caverna di nuovo, grazie. Ma solo metà episodio, ma va bene. Livello 1, cucina golosa. Questo qua è lo stile estetico. Giocattoli, si potrebbe chiamare. Scatole e giocattoli. Però è buio. E dei ball bear non è mai una buona cosa. Ed è un po' pieno. Viola per l'attacco. Sempre fenomenale. Vai, vai, vai. Non abbiamo ancora perso nessuno. Ok, fantastico. Non dirmi che puoi clippare e mordermi dall'altra parte del muro. Non ho voglia di questa cosa da vecchi giochi. Beh, c'è già l'uscita qua, però. Dov'è il cavolo di tesoro? Ho i bianchi con me in caso servissero per scavare, però. Come ci arrivo lì? Sarà lì dentro, però. Da dove arrivo? Ah, aspetta. Ce l'ha tipo lui, devo farlo salire qua. No, non sembra se la stia facendo. Ah, è quello, quel pastello lì. Ok, meno male che l'hanno stannato.
Oh no. No, voi no. Ok, va bene. Non so neanche se si può fare sulla versione GameCube questo salvataggio. Minchia, che musica di Animal Crossing. Pastello. Peach Pink. Strumento maestro. Chissà se questa pastella esiste davvero. Giusto che ci siete. Dato che è subito qua vicino, quindi... Beh, non da Pikmin, ricordo, però... Sempre qualche montina in più. E loro cantano, quindi niente più tesori. Altro modo per sapere che loro... che non ci sono tesori. 96. Ok, buon dì. Perfetto. Questi rumori di sottofondo che ci sono. Così. Puff. Gioco è stato salvato. Man. Livello 2. Sempre giochi, ok. Figo. Puntatore? Via. Allora, oh, ci sono i bread bug. L'abbiamo visto nel primo gioco. Nel primo gioco cercavano di rubare pezzi dai Pikmin. In questo gioco, se non sbaglio, hanno anche una loro tana. Quindi giocheranno con i Pikmin, diciamo. Non mi ammazzare, Pikmin. Bastinchi. Questa è l'uscita. Oh, eccolo lì. Bread bug del cavolo, hanno preso qualcosa e messo la loro tana. Oh oh. Come vedete loro fanno così. Non è facile avere a che fare con i bread bug perché, se non sbaglio, non attaccano. Cioè, si rigenerano la vita e vabbè, finché è uno di quei cosi. Questo è uno dei tesori. Che è messo in modo assurdo. Oh, porca la miseria, sti cosi viola, che odiosi sono, via! Bene. Voi come vi tiro fuori? Siete... Rimi aggiungete? Fatto? Ok. Ora, ecco, ora bisogna stare attenti a loro. Sì, loro sono soprattutto attratti da cose che voi avete preso. I viola sembrano gli unici in grado di danneggiarlo. O meglio, efficientemente. E questa mi sa che è la chimica di, più o meno tutto il mondo. Loro non ammazzano, quindi mi piace come chimica. Se ammazzassero anche, probabilmente l'avrei trovata super fastidiosa. Immagino non sia l'unico tesoro, però. Cosa sarebbe in realtà? Nome? Scatola avanzata. E Glabber Girl. Cosa sarà mai? Sembra degli anni 30. Boh. Ok, ci hanno ammazzato dei Pikmin tutto, che bello. Finora non vedo ostacoli elettrici, che è una gioia. Però i tesori non sono finiti comunque. Ciao.
Tesoro che vanno è quello che ho visto prendere prima, vero? Oh, tu sei molto meglio negli altri giochi in cui la tua parte, pulita non è la faccia. Ammazzatelo in fretta. Ok. Salvi. È così che funziona. L'infilza, l'infilzerà sempre qualcuno. Ma se si ammazza abbastanza in fretta, vieni con me. Grazie. Non è un problema. Ecco dentro. Ah, è questo? Non mi rompete le scatole. Ora, so che ce l'hanno messo. Questa qua è una tana dei bread bug. In qualche modo devo riprendermi sta roba. Però in che modo lo tiro fuori? Oppure solo questo, io sono stupido. No, però la carta è lì. Cosa sto facendo di sbagliato? Ok, a quanto pare devo ammazzare il bel bug che ha preso l'oggetto. Ha senso. Che modo strano di ammazzare questo qua. La domanda è quello giusto? Io devo facciamo che con Olimar sto accanto all'oggetto. Nope. Non è quello giusto. Non credo sia uno dentro la strada giocattolo, perché abbiamo visto metterglielo dentro il tesoro, quindi... Nope. Vuoi salvare il tuo amico, man? Gameplay. Ok, quel suono mi dice che è la risposta, vero? Yep. Ugh. Ok. Piccolo inconveniente, dovevo andare a cercare per forza perché non volevo ritornare in una caverna. Se si può evitare, non ritorniamo dentro caverne, va? Buon dì. Passati lì, eh. No. Vediamo se ho recuperato tutti i Pikmin, perché erano un po' sparsi dappertutto per sbaglio. Nome: biscotto essenziale. Va bene. Almeno i tesori sono finiti per questa area. Siamo 98, quindi sì, ho tutti i Pikmin almeno, grazie. Quelli che sono sopravvissuti almeno.
Yep, vai. Tempo per un piano, ancora ce l'abbiamo. Bello 3. Cucina con la zona? Sì, sì, ok. Stessa chimica? Ok, ecco l'elettricità. E allora fai una cosa. Un capitano sta coi gialli. L'altro con gli altri. Ci sono anche loro purtroppo, yay. L'uovo ti interessa? No. Se girano a vuoto mi viene a pensare che non ci sono tesori allo scoperto. È però nuovo, poi magari lo possiamo usare dopo. Ora però venite. Quelli essenziali sono questi esseri dannati. Ok. Oh, quello è il tesoro. Sono due sopra l'altro o quello più grosso non è un tesoro? Oh, shit. Non sei tanto pericoloso, ma mi togli tutti i fiori, dannato essere. Forse meglio tornare quando avremo siamo sbarazzati l'elettricità. Voglio prima sbarazzare l'elettricità, poi arriviamo con l'armata a fare il resto. Ok, so già che quando tireremo giù qualcosa un bel bug cercherà di combatterci per prendere l'oggetto. Oh, ed è guarda, è un giro. Sinceramente qua tutto sembra un oggetto che può essere preso, però. Eccolo qua, il bread bug. Bondi. Vabbè, sperando che sia l'unico tesoro. Vai con la gang. Oh, what? No, 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 che cacchio di troll è quello? Cose elettrici come trappole? Non sapevo neanche che potevamo farlo. È un bel troll. Se solo mi mettesse sempre il viola in prima linea. Però anche così direi che è stato un bel massacro per lui. Ma perché comunque ho notato che in Pikmin 2 puoi lanciare più veloce di quanto potevi fare nell'1. Almeno per quanto riguarda le versioni Wii poi. Là c'è ancora l'elettricità. Quindi comunque non ho fatto proprio un bel lavoro. Dammi gialli. Rosso, sei con me per qualche motivo, vattene. Ah, sei già fissato, davvero? Solo adesso? Pensavo che non eri fissato perché era sopra ed eri un po' più intelligente, però. Cosa vuoi da me? Oh, lasciami in pace. Fallo andare via. Il viola è quello che vorrei non dare. Che sono molto lenti. Ci vorrebbero i bianchi, ma comunque non li ho portati abbastanza. C'è una strada più corta lì, lo sai, vero? Non lo fai, vero? Vabbè. Il break bug dovrebbe essere Ore stats.
Ehi, dove scappa? Ok. Non andate da loro. Dove state andando? Dove state andando, raga? Oh, 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 oh. Nome? Generatore armonico. Sì, durante queste cazze in cui loro possono morire. Giusto per far saperlo. Dove cavolo siete andati? Siete andati da me, è vero? Siete con me? Beh, ne ho 50 con me. Quanti sono questi che ho qua con me? 48, quindi sì, ha senso. Però sì, c'è un altro tesoro qua. Potevano ferire il capitano. Sì, sì, tieniti quello, tranquillo. Tranquillo, non prestare attenzione. Oh, c'è un altro. Man, non mi ignorare. Bene, ora puoi ignorarmi. O meglio, ignora l'oggetto, non ignora me. Giusto, abbiamo gli elettrici adesso. Quindi ora possiamo fare la cosa. Preso questa bussola rotta, che adesso lo fa diventare indicatore del destino. Il vostro destino è a nord. Un biacco si ficca sempre. No! È un instant kill, non voglio farlo. Il problema è questo, i gialli, lanciando su di loro, i gialli si sono succhiati da soli. I rossi sono quelli che non hanno bisogno di più, sembra. Poi no, non mi ricordo, se sacrificavo un rosso col fiore, mi davano un altro Pikmin col fiore? Quando si tratta di darlo su un fiore? Vabbè, avete capito, fiore su fiore. Quello che è. Grazie. Con me ne ho 78. Quindi qua dovrei averne 18. Mancano due all'appello. Che cavolo mi combinate, raga? Anche perché, tra l'altro, se non sbaglio, se i Pikmin non sono abbastanza e vengono trasportati dal Bread Bug nella rotana, quelli che finiscono la rotana crepano direttamente. Credo. Ma si va. Per quello che è la fine della puntata. Yep.
Ok, mettiamo bel gioco salvato. Livello 4, lo faremo nella prossima puntata. Sembra avere a che fare con le stesse cose che abbiamo appena fatto. Ok, quindi qua è tutto, non c'è la prossima, grazie per aver visto la puntata, se vi è piaciuto un like e arrivederci a tutti quanti, ciao ciao!